Ciao ragazzi, benvenuti all'Autoplay di oggi. Vi faccio vedere come suonare questo giro blues minore in La minore. Allora, partiamo dal La, appunto. Io lo suono corda vuota e la lascio andare lunga. Poi rispondo con dei bicordi costruiti appunto sull'accordo di La minore settima. La, Do, Mi, Sol, La. Ok? La minore settima è costituito da queste note. Il mio bicordo sarà un quinto grado, il Mi e La, l'ottava acuta. Tasti 14 della corda rispettivamente di Re e di Sol. Quindi... rispondo al basso di La con questi bicordi in levare di ottavo, poi ci appoggio un La al tasto 12, quindi faccio La, di nuovo il bicordo e vado sul Do, tasto 15, corda di La, che è il terzo grado minore. Dopo faccio questa acciaccatura e meron tra il Re e il Mi, quindi cado sul quinto grado di La. E concludo con il Sol, tasto 12, corda di Sol, se mi piace con un leggero bending, quindi concludo sulla settima minore dell'accordo. Questo è importante perché quando vado a trasferirlo sugli altri gradi, quindi sul quarto grado ad esempio, quindi sul Re, io avrò, se conosco i gradi, tonica, quinta, ottava, quindi il mio bicordo sarà appunto costituito dalle note La e Re, però se io so dove è la tonica ho le mie distanze, ok? Quindi tonica, quinta e ottava. Cado sul Fa, che è la terza minore di Re, quindi tasto 8, corda di La, e concludo anche qua, acciaccatura sul quinto grado di Re, quindi sul La, e sulla settima minore che è il Do. Do naturale. Poi porterò tutto questo chiaramente sulla struttura blues minore. In questo caso minore avremo il 4 battute di appunto La minore, 2 di Re minore, torno sulla minore, poi si farà Fa, che è la sesta minore, e Mi. Essendo solo una battuta di Fa e una battuta di Mi, ho tempo soltanto di fare il bicordo, il basso più il bicordo. Prima di tornare sul mio La e concludere con le ultime due battute di La minore il giro del blues. Bene, spero che questo riff vi piaccia, vi sia stato utile, studiatelo, fatemi sapere se vi piace, mettete un like alla pagina e date un'occhiata anche al mio metodo sul blues che contiene appunto anche questo riff. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, buona musica, Carlo.